Che succede? Stai calmo, che succede? Un casino, è successo un casino. Che un casino? Devi dire la cosa cos'è, che tipo da agitato, che è successo? Ci hanno fregato la macchina di servizio. La macchina di servizio? Seu Dan, come la macchina ci hanno fregato a noi, c'è un fuoco. Come sono scansato vecchio, già ho fregato a noi. Ma tu non stavi vicino alla macchina. Io stavo vicino, però. E niente hai fatto? Niente ho fatto, come non ho fatto niente, che hai fatto? Che sono scemo. Ho preso il numero di targa. E che numero è? CC161. A noi che non scappa qua. Allora, CC161. Che per la macchina che avevo io la sapeva a memoria. Però io ho fatto la foto col telefonino, non sa mai. Per fare la denuncia, va Dai, dottore Guidat, come di chi lauda? Mariolina? Ui, Annabelle, ciao. Come stai? Cosa stai facendo così a parte? Sto cercando il reparto ostetricia. Annabelle, non mi dire che sono di nuovo incinta. Sarà a me, è una continuazione. E lo so, che vuoi da me? Da come che vuoi da te? Tu sei responsabile, scusa. Perché? E come mai? Beh, senti, perché ho provato anticoncezionale, però non hanno funzionato. Che vuoi da me? Bella me, sacchi l'anticoncezionale proprio fatta apposta per te. Cioè? È l'aspirina effervescente. Quando mai l'aspirina è stata un anticoncezionale? Chissà perché mi aveva fatto questa domanda. Tu prendi l'aspirina effervescente e la metti qua. Stringi le gambe, senza aprire, senza far cadere mai l'aspirina. E così, cammini così. Quelle da matti per tutto, non ha aperta da rioprare come il tinto di tempo. Buongiorno! Salve! La professoressa Giordano. Sì. Io sono Marcello De Santis. Il papà di Edoardo. Eh sì. Salve. Bah, che fortuna, vedi, certe volte perché devo venire a scuola proprio per sapere, per approfondirmi, a moglie, va. Non è che posso, con il lavoro che ci abbiamo noi, ecco, non è che è facile disimpegnarsi, però lui studia, mio figlio, lo vedo accanito nel... Come va, diciamo? Guardi, starei volentieri a parlare di suo figlio adesso, ma non posso, devo scappare in aula magna. Buon appetito, diciamo. Quando si mangia, anch'io, ma è sia uno a quell'orario, no. Lasciatemi per quando uno mangia. Sì, infatti. Vada, tranquilla. Posso? Buon appetito. Grazie salve. Mille. Arrivederci. Ora ho capito tutto. Ma, ti prego, hai parlato? E devi andare a mangiare. E tutto lo magna magna. Mangia. Sì. Pronto, carabinieri? Sì? Sì, sta qua. Un attimo glielo passo, un attimo. Collega? Oh. Per te. A me? Ti ha detto chi è? No, alla voce mi sembra una faccia nuova. Pronto? Ah, sì, stavo dicendo. Stavamo parlando di mia sorella. A proposito. Comunque lei, al contrario mio, ha un carattere espansivo. Pure mia sorella ha un carattere espansivo. Da sì. Te, tu pensi che ha conosciuto alti e bassi. Sì. Oh, si li ha fatti tutti. Oh, chi vedo vedo, una fuga. Sì, è stupendo. Vuoi mettere il numero 18, quella lì? Seguitemi. Qua è? Preciso, Sì, vado. Prego. Grazie. Eccoci qua. Bene, eccoci qui. Questa è la nostra suite. Ah sì? Un attimo la luce. Prego, accomodatevi. Grazie. Permesso, buonasera alla casa. Vi piace? Bellissimo. Ma guarda che bagno. Che bagno. Lì c'è il bagno, invece qui c'è la doccia, sono separate. Ah, quindi separate in casa. Simpatico. C'è l'armadio a muro. Bello. E poi il terrazzino, naturalmente. No, tutto a vostra disposizione. Ah, si può usufruire. Certo. Bellissimo. Grazie. Bene, io vi lascio. Buona sì. Permanenza. Grazie. Se avete bisogno di qualcosa, mi trovate in reception. Va bene, grazie. Gentilissimo. Arrivederci. Ti piace? Sì, bellissimo.
Che cosa? Vuoi un vas? Un vas? Eh? Sì! Chiudi gli occhi. E voilà! Un vas! È una cosa, è una cosa! È un vas a te! Va bene! Amore, amore! Che fai? Ti metti tu sopra e io sotto? Oppure facciamo il contrario? Amore, e dove lo vedi il letto a castello? Sì, sopra, sotto, e come si fa? Questo è il letto, una a fianco all'altro. Colleghi! Allora? Ma che cosa? Siete voi che state aspettando la nuova destinazione? Sì, noi siamo. Oh, è arrivato. Sardella chi è? Sono io. Eccola qua. Grazie. De Santis? Sono io. E due siamo, noi che è vicino. Sì, sì. Chi è? E va, giù, me l'hanno dato. Roma. Vado a Roma. Roma. Finalmente potrò vedere il Colosseo, la Torre Eiffel, Macello. Bergamo. Chi è Bergamo? Stratacus Bergamo. No, aspetta, ho studiato. Dunque, si trova Rob di Nord. No, io sono stato proprio là, sì, hai ragione. Ma fa freddo, come si sta? Fa freddo. Bergamo, questi che qui è anche difficile memorizzare. Cioè, fino a quando diciamo effetto. Milano, Bari, Kinson, sì, è facile. Fino a Bitu. Bergamo, come si dice? Bergamo. Vabbè, va. Paesino, no? Roba di paesino. È una città, non molto grande, però insomma. Vedi che fa freddino là. Qui. Sì. Bergamo, già me lo ricordo. Dove sei sta? Bergamo, ma c'è Bergamo. Ma scusi, è quel che diciamo che vivono a Bergamo. Chi sono? L'ho studiato, dunque, sono i bergamaschi. Bravo, bergamaschi. Oh, ci ho fregato. Perché? E ci volevo qualche berga femmina. Sono a torre laser che fa? Fa le berga femmine. Oh, stanno, com'è? Stanno, conosco io due belga femmine buone, poi dopo dire. Le cose non le sanno, non parlare, scusa, visto che stanno. Vabbè, uno studia. Diciamo che a Bergamo stanno le bergamasche e le belga femmine. Beh, già sta sul posto. Il Bergamo. Ho capito. Io non lo voglio. Ciao, ragazzi. Bocca al lupo. Attenti ai bergatrans, Eh sì, a me tanto. Sì.